Siamo in bagno, i nostri fan ci hanno chiuso in bagno. Cosa dovremmo fare di carino in bagno? Dorothy, c'è una bambina che ci spia. Ok Storm, benvenuti nella terza parte della ragazza di Roblox. Come avete visto nello scorso video, se non siete ancora andati a vederlo, guardatelo, è proprio questo qua. Praticamente ho fatto il mio primo bacio con Dorothy, la mia ragazza di Roblox. Però c'è stato un problema. Lei praticamente, io in realtà l'ho notato, che c'era il suo amico che ci stava spiando da dietro un ghiacciaio, proprio qua dietro. E lei ancora crede che non è vera questa storia. Io praticamente sto registrando questo video subito dopo che ho registrato lo scorso video che è uscito nel mio canale. E quindi Dorothy ancora non l'ha visto lo scorso video e di conseguenza non credo al fatto che veramente ci stava seguendo. Ora dobbiamo convincerla. Ti giuro era dietro il ghiacciaio. Porca miseria, raga, veramente è incredibile questa storia, perché questo ex, ok, credo che era l'ex, perché non me l'ha detto ancora, non mi ha detto ancora niente, mi lascia, cavolo, questa cosa non va bene. Cioè, mi lascia... Posso sapere... No, io voglio chiedere questa... Posso sapere chi è? Mi lascia lo scolore di tutto. E la cosa non mi fa bene, non mi va bene, raga. Comunque, in ogni caso, voglio dirvi una cosa. Vi ricordo che all'interno del mio fumetto potete trovare dei pappagallini nascosti. Sono in totale più di 20. E se mandate in queste mail, appunto, il numero esatto dei pappagallini nascosti, quindi le pagine dei pappagallini, potrete vincere delle action figure, tipo questa mia con la pala e questo mio col piccone. Quindi mi raccomando, prendete il fumetto e inviatemi le mail con il numero esatto delle pagine. Mi raccomando, però, inviatemi solamente una mail, non 500 mail. Comunque, andiamo a noi. Allora, lascia stare, io torno a casa per adesso. Perché? Come torna a casa, raga? In che senso? No, questa storia non mi piace, ragazzi, questa storia non mi piace. Questa storia non mi piace per nulla. Perché lei adesso si comporta in maniera più straziante, più strana. Perché? Ma perché? Sì, Sbri, meglio che ritorno a casa che devo fare delle cose. Ma almeno ti è piaciuto il bacio? Dai, ti prego, almeno quello, non mi ha detto nulla. È vero che è stato cringe, però voglio dire, il bacio ti è piaciuto? Certo, è stato bellissimo. Oh sì, cavolo, gli è piaciuto. Lucky, non hai capito. Ah, Dorothy, gli è piaciuto il nostro bacio. Anche se comunque c'era Hermes, Lucky, che ci stava guardando, ci stava spiando. Questa storia non mi piace, è molto strano comunque. Il fatto che effettivamente questa qua non... in un certo senso... non lo so, è strano. È molto strana questa storia. E credo che le cose andranno a finire non nei migliori dei modi. Ho paura di questa storia io. Non lo so come cosa potrebbe accadere. Ho paura di quello che potrebbe accadere, onestamente. Comunque sto notando che, come potete ben vedere, trovo delle persone che hanno il tag FRZ come MoonFRZ. Raga, vi ringrazio tutti quanti del vostro supporto per appunto il gruppo dei friends. E se volete partecipare appunto al gruppo dei friends, richiamatevi sia su Google, oh mio Dio, mi stanno investendo. Richiamatevi sia su Google, che quindi su YouTube, sia su Roblox, che su Minecraft, con il tag FRZ, che poi appunto faccio una combriccola a tutti quanti e magari potrei aggiungervi anche nei miei video. Comunque in ogni caso, eccola qua. Tra l'altro Dorothy non si è messa ancora il tag FRZ, la cosa non mi piace. Scusa, che è scritto? Scusa, me ne sono andata così, ma me la sto facendo addosso. Ma in che senso se la sta facendo addosso Dorothy? Ma in che mondo, scusami? Oh madonna santa, c'è pure questo qua con la palla. Scriviamogli. Wey. Vediamo se ci risponde questo tizio. Non lo so, è strano. Cioè, è praticamente un pisello verde. Ma perché quella risponde a me no? Ma scusa, non mi risponde lui. Io gli scrivo ma non mi risponde. Vediamo se mi risponde. Non mi sta rispondendo. Vabbè, ascolta, ho capito, non ti sto simpatico. A quanto pare rispondi solamente le ragazze. Ehi, se devi entrare in casa non andrei in bagno, ok? Vabbè. Perché abbiamo delle palle insieme entrambi? Vabbè, comunque non mi interessa nulla. Allora, vediamo un attimo. Oddio. Vabbè, sta facendo le sue cose. Non guardarla. Però comunque il tizio ancora sta qua fuori. Se sta qua fuori è un problema. Perché sembra una guardia del corpo. Ok, se n'è andato via. Perfetto, comunque mi stanno salutando le persone. Che belle, che carine che sono. Allora, oddio, porca miseria, cavolo. Scusa. Non volevo. Sono andato nel suo bagno. Scusa. Non volevo. Oh mio Dio, sono entrato nel suo bagno. Non volevo per nulla. Comunque il tizio, ragazzi, avete visto che non c'è più. Non c'è più il tizio. Mi sa che proprio se n'è andato via per sempre questa volta.
Ma non c'è più. Scusate, mi devo un attimo sgranchire le gambe, perché questa storia è veramente incredibile. Non è strano il fatto che io stavo su Roblox con questa persona normalmente, cioè eravamo da soli, e arriva questo qua che ci insegue dappertutto. Sembrava uno stalker, anzi è uno stalker. Era proprio uno stalker di quelli paurosi. Mi hai vista? Forse qualcosina. In realtà non ho visto nulla, però facciamo finta, mettiamola in soggezione. Uff, che vergogna. Ora le rispondo: ma no, cara. Ma no, cara. Tu sei bellissima. E farei di tutto pur di farti stare bene. Oh mio Dio, guarda qua, guarda. Posso entrare? Posso entrare? Guarda, queste sono le tecniche di rimorchio di Sbreezer, ragazzi, mi raccomando, scrivetevi tutti. Ah, grazie amore. Oh, ma grazie a te, vita cara. Non ti preoccupare, perché con me resterei sempre un angioletto e un fiorellino, va bene. Ok. Perché c'ho sta palla qua ancora in mano? Non la voglio. Come si toglie? Cavolo, si toglie sta. Ah, finalmente. Ok. Comunque, però non fissarmi. Ok. Ma ancora non hai allestito questa casa. Però ancora è completamente vuota casa sua. Ma per quale motivo è così tanto vuota, senza niente? Non ha senso. Ma scusa, no, Costa, mannaggia. Allora, se vuoi, vieni a vivere con me. Occhiolino. Occhiolino. Che fa? Non vuoi venire a vivere con Sprintex? Veramente, comunque, sei veramente... sono veramente ecci. No, ma come sono veramente ecci? Ma in che senso? Ma come sono ecci? Mi date il perverso, raga, no! Ma come? Continuo a fissare... Mannaggia a me, me ne vado via. Ok, me ne vado. Ho capito, me ne devo andare. Me ne vado, va bene. Così appunto lei non dice che io sono... Ma che cacchio sta portando quel tizio? Ma cosa fa? Oddio, ho rubato una bambina. Ma che cosa? Chiara, ciao. Ecci. Oddio, chi è che mi ha preso? Oh, aiuto! Aiuto, c'è una bambina addosso! Aiuto! No! Che mi pensa che stiamo facendo? Aiuto! Yeah! No, aiuto! Staccati! Altrimenti pensa che sei mia figlia! No! No! Cavolo! Ciao! Aiuto! Aiuto, Sbri. No, non è come credi. Chi è? È una fan. Aspetta, glielo dico. Oddio. No. È una fan. Ascolta. Potresti staccarti. Che c'è qua adesso? Dal Babbo Natale cybernetico. Ma perché c'è un treno dietro Babbo Natale? Ma che cosa sta accadendo? Mi devo fidare. Ora hai anche con le bambine cerchiere. Ma sei pazza. Ah, ok. Ah, ecco. Scusate, ciao Babbo Natale. Comunque scusa, Chiara, ma potresti... Ah no, com'è che si chiama? Con Nutella. Comunque scusami, potresti staccarti di dosso? Aiuto! Qualcuno me la stacchi! Come si stacca sta bambina da qua? Andiamo a casa tua? Sì, andiamo a casa mia. Anche se c'ho una bambina nel collo che mi sta strangolando e mi sta togliendo tutti gli anni di vita. Ma non si stacca! Perché ci stanno inseguendo? Oh no, adesso entrano tutti quanti. Spero di no. Ma perché questa qua? No, sono entrati tutti. Hanno fatto un raid in casa mia adesso. Cacchio. Bella! Che bella! Grazie!
Ah. Oddio, ma cosa sta facendo? Cosa sta accadendo? Un raduno. Dorothy, devo scrivere a Dorothy. Dorothy, scusami, ma purtroppo questi sono fan. Oh mio Dio. Non ci posso credere, raga. Veramente, lasciate un sacco di like per tutto quello che sta accadendo. È un casino. È un gran casino. Pillati e si toglie. Ma come? Ok, si è tolta, si è tolta, si è tolta. Andata via, si è andata via. No, se n'è andata via finalmente. Ok. Vieni. Vieni. Dovremmo farci un server privato, capito? Sì, vero. Vieni. Ecco, ci hanno chiuso in bagno. Perfetto. Oh, ci hanno chiusi in bagno. E ora? Chiudi sta porta. Hanno fatto un raid. Stanno praticamente. Oh, fate come se fosse a casa. Mi raccomando, entrate in casa mia senza chiedere il permesso. Porca miseria. Ma che. E ora facciamo qualcosa di carino. Dovremmo fare di carino. Siamo in bagno. I nostri fan ci hanno chiuso in bagno. Cosa dovremmo fare di carino in bagno, Dorothy? C'è una bambina che ci spia. Ah, no. No. Va bene, magari qualcosa di ecci. Io, Dorothy, devo andare. Ci vediamo. Ci vediamo. È stato bello. Oddio, ma che cosa mi ha scritto? Madonna, ma insulta. È stato bello parlare con te. Anche se comunque ti ho vista in una situazione come diresti tu. Ecci. Com'è che parole come pense stanno bannate in questo server e parole come ecci non lo sono? È stato. E guarda, è stato bello, 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 non posso scrivere. Bello. Bello. Boh, non lo so. Ok. Oh mio Dio. È franca, sì. Va bene, ci sentiamo un'altra volta, ok, amore? Sì. Ti amo. Oddio. La bambina si sta pispissando. È messa lì che ci spia. Dice: vediamo che se fanno cose ecci. Ah, è carino anche io. Oddio, ok, va bene, me ne vado. Ok, raga. Come dire, è stato un video molto strano. Spero che vi sia piaciuto. Non fidanzatevi su Roblox.